Allora, Maraghione, mentre la restano, ve lo dico, cede la fascia di Miss Lotto Sport alla seconda classificata del 3 agosto. Mi chiamo Maraghione, ho 18 anni e vengo da Savigliano. Questo pomeriggio ho vinto la fascia Miss Valle d'Aosta e infatti sono davvero contentissima di questo titolo. Spero che l'esperienza di Miss Italia mi porti tante emozioni e vada al meglio, e ci rivediamo in prefinale. Sono Enrica Lai, ho 19 anni, vengo da Solero in provincia di Alessandria. E nella vita studio danza, inizierò a studiare scienze linguistiche delle relazioni internazionali a Milano e sono molto contenta, oggi ho vinto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza e io ce l'ho messa tutta e sono tutta. Sono Michela Vataneo, ho 23 anni, nella vita lavoro, faccio la barista. Sono molto contenta di aver vinto la fascia di Miss Cotonella oggi pomeriggio in questo posto fantastico e speriamo che vada tutto bene. Sono Arianna Viale, ho 18 anni, vengo da Boves in provincia di Cuneo. Questa sera ho vinto la fascia di Miss Vella Professional. Nella vita sono una studentessa e speriamo che questa fascia mi porti tanta fortuna. Un'iniziativa per promuovere due cose. Da una parte la nostra nuova torre, il nostro nuovo d'oro, il Petit Coin, che è un recupero architettonico di una torre medievale del 1251, dove abbiamo inserito i mobili, gli arredi creati da un giovane architetto valdostano, Alessandro Anile, per riportare la gente anche al centro, al cuore di Courmayeur, come al centro di Courmayeur è la nostra struttura. Un grande binomio tra bellezza, grazie al concorso, grazie a Miss Italia, credo che siano queste le formule, una delle formule sicuramente la più vincente per riportare le persone, gli italiani, a vivere il loro paese, il loro territorio, a farlo scoprire. Quindi Miss Italia da sempre è un sinonimo di qualità, di bellezza, e uniamo la bellezza di Miss Italia, delle ragazze che hanno partecipato anche oggi, numerose, molto carine, a questa selezione, e la bellezza di Courmayeur. Come sta andando la stagione turistica? Quest'anno abbiamo avuto 20 giorni di pioggia su 31 del mese di luglio, quindi direi che aspettiamo di poter recuperare qualcosa sul mese di agosto. Oggi siamo stati fortunati, non ha piovuto, le previsioni per i prossimi giorni danno un leggero miglioramento. Aspettiamo quella clientela italiana, soprattutto del weekend, che a luglio non è venuta, perché venendo da vicino, uno stanziale di prossimità, 2 ore di macchina, chiamava e dice piove, no, magari vengo la settimana prossima. Abbiamo una bella clientela anche internazionale che in qualche modo supplisce alla diminuzione di quella italiana.